Al termine di una sfida ricca di agonismo, il Chieti supera l'acqua e sapone ed impone ai padroni di casa il primo stop tra le mura amiche. Per i ragazzi di Mister Aielli, una boccata di ossigeno dopo le due sconfitte consecutive. La prima occasione della partita è per gli ospiti. Lalli si invola tu per tu con Palena, ma quest'ultimo è bravo ad ipnotizzarlo. Il Chieti macina gioco, al 25esimo è Selva Allegra a smarcarsi, ma il suo tiro cross non trova Lalli per questione di centimetri. Il replay dell'azione arriva poco dopo, stesso esito finale e palla sul fondo. Nella ripresa l'acqua e sapone approccia meglio la gara, ma la prima chance è ancora nero-verde, con Catalli che spreca l'assist di Selva Allegra. I padroni di casa creano grattacapi con il duo Musto Petito, ma la conclusione del numero 11 di giornata non è letale. Pochi istanti dopo, gli ospiti si riaffacciano in avanti con un pericoloso calcio d'angolo nel quale non sono presenti deviazioni dirette nello specchio della porta. Arriviamo così al momento decisivo, quello del calcio di rigore. Per Maria Teresa Travascio di Moliterno, l'intervento di Papagna su Selva Allegra è irregolare. Dal dischetto Lalli non perdona, siglando il suo quinto centro stagionale. Per i verdeoro piove sul bagnato. Colantoni, per una parola di troppo, va anzitempo sotto la doccia e lascia i suoi in inferiorità numerica. La squadra di Del Gallo però alza il baricentro ed inizia costantemente a creare pericoli agli avversari. La clamorosa palla gol per il pari è sui piedi di Davide Musto, ma il palo per due volte salva Cattenari, che si ritrova il pallone tra le mani. Successivamente due punizioni da simile distanza calciate da Musto e Di Biase non trovano lo specchio della porta, così come al 95esimo l'inzuccata di Petito recita stesso copione e si spegne a lato. Non c'è più tempo, il Chieti torna a vincere in un match duro e combattuto, per l'acqua e sapone la possibilità di rifarsi subito nel prossimo impegno di Martinsicuro. Mister Del Gallo, il Chieti sbanca il Galileo Speziale di Montesilvano per 1-0. Mi viene da fare subito una considerazione, che la sua squadra ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo in inferiorità numerica. Ma io direi che la mia squadra ha giocato bene sia il primo che il secondo tempo. È ovvio che abbiamo sofferto qualcosina con una squadra molto, molto, molto forte, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo, tant'è che abbiamo preso anche qualche palo e siamo stati sfortunati nell'episodio del rigore. Ma per quanto riguarda il calcio giocato sono stracontento della mia squadra. Per il calcio non giocato, cioè quello di un arbitraggio a di poco scandaloso, sono molto arrabbiato, perché io credo che abbiamo arbitri molto migliori nella nostra regione, e farli venire da fuori ad arbitrare una partita del genere, sono veramente, veramente demoralizzato da quello che è successo, perché è stata una condotta della partita clamorosamente verso un lato, dove io esco fuori con due infortunati gravi al ginocchio, un botte alla testa eccetera eccetera, dove è stato tutto permesso. Da parte mia invece ho avuto 8 ammoniti e un espulso. Io non so se la mia squadra è così scorretta da prendere tutte queste ammonizioni e queste espulsioni. Con il portiere del Chieti Francesco Cattenari, oggi una grande vittoria esterna su un campo ancora imbattuto fino appunto ad oggi. Sì, oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra. Oggi siamo venuti qua consapevoli della nostra forza, e anche, cioè, sapevamo anche che qui non aveva fatto risultato praticamente nessuno, hanno sempre vinto. Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione del rigore, anche se a fine primo tempo abbiamo avuto, da quello che ricordo, 3 palle per fare gol. Però non siamo riusciti, ma l'importante è aver vinto anche 1-0, sono 3 punti fondamentali e adesso pensiamo a domenica prossima. L'obiettivo però è quello dichiarato di tornare prima possibile al vertice. Beh, noi il nostro obiettivo è quello, poi sicuramente dobbiamo dobbiamo affrontare squadra. Una squadra come domenica, come quella di Cupello, che non ci concederà parecchie occasioni, perché loro sono una buona squadra, e noi dobbiamo pensare partita dopo partita, perché il campionato è molto difficile e soprattutto è lungo. Alla fine la squadra più forte vince di solito, ma anche la squadra più fortunata, anche un briciolo di fortuna oggi sul doppio palo. Beh sì, diciamo che siamo stati fortunati, ma è anche vero che siamo stati sfortunati nelle ultime due partite contro il Martinsicuro e contro il Giunanova. Abbiamo preso 2 traverse contro il Martinsicuro, una contro il Giunanova, abbiamo perso 1-0, e fortunatamente oggi è toccato a noi, il ruolo invertito, abbiamo vinto 1-0, fortunatamente. Ci godiamo questa vittoria e ripeto, pensiamo a domenica prossima.